Stefano Svok, 2-0 per l'Atalanta con un numero di occasioni da parte del Vicenza che alla vigilia credo che nessuno avrebbe pensato la squadra di Maran potesse creare, però purtroppo sono pesati fortemente un paio di errori difensivi. Sì, hai detto bene, il Vicenza è venuto qua, ha giocato la partita contro l'Atalanta, contro la, diciamo, la strafavorita del campionato. Abbiamo disputato una buona partita, avevamo anche creato per primi le occasioni per passare in vantaggio. Il primo tempo si è chiuso 2-0, si poteva chiudere 2-2, 3-3 perché le occasioni sono state tante. Diciamo, come hai detto te, paghiamo magari quegli infortuni del quel momento che abbiamo un po' barcollato, però sicuramente il Vicenza penso che abbia disputato sicuramente una partita più che positiva. Sì, nell'episodio del primo gol soprattutto sono stati tanti gli errori e almeno alla tribuna sono parsi evitabili. Ma sai, tutti gli errori sono evitabili, tutti possono commettere degli errori. Adesso non stiamo lì a vedere chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, perché affronti sempre un Atalanta che davanti, secondo me, c'ha il reparto offensivo più forte del campionato. È logico che al minimo errore, alla minima sbavatura, vieni punito. Hanno attaccanti come Tiriboche, Erdemagni, Pettinari, che logicamente fanno la differenza, e in queste squadre, quando tu sbagli, vieni punito. Le note positive sono che indubbiamente la squadra ha ribattuto colpo su colpo. Che l'Atalanta fosse forte non lo scopriamo stasera, lo si sapeva già prima. La nota positiva è che anche sotto i 2-0, nella ripresa, ancora occasioni anche clamorose per accorciare. La squadra ha giocato e questo è sicuramente un bel segnale. Ma io penso che oggi Vicenza abbia dimostrato che può fare la sua bella figura con tutte le squadre. La squadra è stata compatta fino alla fine, anche dopo il 2-0 hanno sempre cercato di giocare, di mettere in difficoltà l'Atalanta. Ci siamo riusciti e questo va letto il bicchiere mezzo pieno, come ho sempre detto. Bisogna vedere quante altre squadre verranno qua a creare tutte queste occasioni da gol. Il Vicenza l'ha fatto, saremo fortunati in altre occasioni quando riusciremo a sfruttare le occasioni che creiamo. Tu sei stato un grande attaccante, un giudizio su Abruscato che ha giocato senza nemmeno mai allenarsi con i compagni, ma insomma l'intesa con Baclé soprattutto è parsa già abbastanza buona. Sì, Elvis è arrivato con noi solo venerdì, è partito con la squadra, ha fatto la partita, ha fatto molto bene, ha cercato l'intesa con Baclé, con i compagni che si è allenato solo stamattina. Direi anche buono anche l'impegno perché ha corso fino al 90esimo, alla fine era stanco logicamente perché non ha 90 minuti nelle gambe, però penso che la sua partita sia stata positiva come il resto della squadra, non c'è niente da dire su questo. 10 giorni e alla fine del mercato, qualcosa, non ti chiediamo nomi, ma qualcosa avete in mente ancora di fare? Ma certamente adesso bisogna anche occuparsi del mercato in uscita perché abbiamo un numero elevato nella rosa. Poi, se ci sarà l'occasione, il nostro direttore tecnico saprà sicuramente quello che c'è da farsi. Ci muoveremo in tale obiettivo per cercare di, se c'è l'opportunità, di migliorare ancora questa squadra. Difensore. Può essere come qualcos'altro. Credo che se le avessero detto che il Vicenza avrebbe beccato molte più occasioni da gol dell'Atalanta qui a Bergamo all'esordio in campionato, lei avrebbe firmato. Sì, avrei firmato. Che non ci credessi, no, io ci credevo, perché se l'ho affrontato in questo modo l'Atalanta è perché ci credevo. Che avrei firmato prima, sì, sicuramente, perché è venuta fuori la partita che dovevamo fare, purtroppo con un po' di sfortuna in fase conclusiva e qualche ingenuità nella fase, però insomma, è un momento del campionato, siamo alla prima giornata, ci sta, dobbiamo rodare un po' tutti. Ho commesso qualche ingenuità che ci è costata cara, però abbiamo costruito molto. C'è stata una squadra che ha giocato con personalità, con mentalità. È un peccato, usciamo da un campo così difficile senza nulla, meritando qualcosa invece. Però. Ci sono note positive, come diceva lei, dalla cintola in su, anche se poi la palla non è entrata, anche consigli migliori in campo, qualche volta anche un po' di iella, perché nel calcio c'è anche quella. E note invece più negative in difesa, dove soprattutto il primo gol e il primo rigore sono due azioni in cui la difesa non si può far sorprendere in quel modo. Devo rivederle, per cui le commento così. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, però ripeto, io conosco bene i giocatori
i difensori, i giocatori di questa squadra, e so che quello che possono dare. Se abbiamo commesso degli errori, vedremo di migliorare, di ovviare a questi errori, cercando di rimediare, lavorando con il lavoro settimanale. Però ripeto, senza andare nello specifico, senza andare nel singolo, credo che questa sia una prestazione, ripeto, che ci deve far guardare il mezzo bicchiere pieno, anche se io non sono contento, perché quando esco dal campo non posso essere contento sconfitto, perché noi giochiamo per far punti. Però insomma, dobbiamo guardare oltre e credere in quello che abbiamo fatto oggi e migliorare su questi aspetti, e probabilmente anche difensivi, che non sono andati. Quello di Abruscato è stato in campo un 4-4-2 con le due punte che sembrava se avessero fatto il ritiro insieme, perché talmente si intendevano bene, si cambiavano qualche volta la posizione. Bene i due esterni, ripeto, nella fase offensiva bene. Sì, no, siamo bene soprattutto perché per mentalità, per propositività nel cercare sempre di ribattere colpo su colpo, era la cosa che volevamo fare, ci siamo riusciti. Ripeto, purtroppo non siamo stati gratificati da questo, perché oggi serviva il risultato. Era bello portare a casa il risultato, sarebbe stato importante portarlo a casa, perché dopo una prestazione del genere devi portare a casa qualcosa e rompere le palle, essere qua a non portare a casa niente, già la prima giornata ad essere incazzati. Zanchi prima è stato molto onesto, ha detto colpa mia, lui buon leader, si è assunto gran parte delle responsabilità. Non c'è colpa mia, colpa sua, colpa dell'altro, noi siamo una squadra, e da squadra quando facciamo gol, quando li subiamo, siamo una squadra che deve mettere sempre nelle condizioni di aiutare anche l'errore di un compagno, per cui non c'è colpa mia, non esiste. Marco, per carità, da capitano, ho parlato da capitano, questo va bene, però non è così. Certo è che dietro, oltre che essere in pochi, perché sei difensori di fatto, sono veramente pochi, magari manca un altro po' di esperienza, un altro po' di solidità con un giocatore che possa completare il reparto. Il mercato finisce il 31 agosto. Vediamo, c'è tempo, c'è chi sta lavorando e sa benissimo cosa serve, cosa c'è da fare al di là di questo, per cui non cerchiamo di recuperare anche Bastrini, cerchiamo di recuperare Paro, che sono due giocatori che abbiamo preso perché ci danno una mano, e di far crescere questa squadra ancora in tutto, in tutte le due fasi, cercando di migliorare ancora. Abruscato? Molto bene, ma non parlo della prestazione. Era qua da un giorno e si è calato subito con la mentalità giusta, ha avuto un approccio da giocatore vero e da uomo che vuole essere utile a questa causa. Sono contento, faccio i complimenti non per la prestazione ma soprattutto per questo. Poi la prestazione è stata anche brava. I giovani, senza entrare nel dettaglio, hanno fatto cose buone, cose meno buone, come spesso accade con i giovani, quindi c'è da lavorare. Bisogna farli crescere, però l'importante è che abbiano mentalità, abbiano voglia di mettersi in evidenza, stanno cercando di apprendere il più possibile, questo ve lo assicuro. Ovvio che le cose non nascono dall'oggi al domani, ma c'è un processo di crescita da parte di tutta la squadra che deve essere. Oggi facciamo un conto che rispetto alla rosa di 25 dell'anno scorso credo che siamo neanche un terzo, per cui c'è molto da migliorare, c'è molto da costruire, questo lo sappiamo. Questo non è essere un alibi, ma assolutamente una considerazione, perché dobbiamo crescere un po' tutti quanti.